Purtroppo però è arrivato in una squadra dove non ha funzionato niente e non funzionando le basi, diciamo, le colonne portanti, è normale che poi i piani superiori del palazzo traballano, crollano. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare di un tema che negli ultimi giorni sta prendendo abbastanza piede, anzi in realtà diciamo che è da un bel po' di settimane che si sta parlando di questa cosa, ovvero ragazzi del mercato, del calciomercato del Napoli 2023-2024, quindi includo sia quello estivo che quello invernale. Tanti, parecchi, stanno dicendo che praticamente gli acquisti fatti in questa stagione sono stati tutti acquisti, per la maggior parte, fallimentari o dei flop. Nathan è scarso, Kaiust è scarso, Nistrom è scarso, quelli buoni li abbiamo mandati in prestito, Folorunso, Caprile, Khedira. Quindi in questo video voglio dire un po' la mia, ecco, voglio rispondere a questa domanda che probabilmente sarà anche il titolo. Ma il mercato 2023-24 del Napoli è stato fallimentare? Vi dirò la mia in questo video. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita, attivate poi la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Ragazzi, arriviamo, diciamo, road to 3500 iscritti, perché siamo in corsa per quell'obiettivo, arriviamoci il prima possibile, grazie. Mercato 2023-24. Il mercato di quest'anno del Napoli, diciamo che è stato il classico mercato che il Napoli fa da anni, ovvero prendere gente, diciamo, sconosciuta, gente ancora giovane, col potenziale ancora che può crescere e, diciamo, sostituire i big con gente sconosciuta presa da campionati, diciamo, minori. Questo è un po' quello che il Napoli fa da tanti anni. E anche quest'anno, nonostante, diciamo, il titolo di campione d'Italia e nonostante le dichiarazioni di De Laurentiis post scudetto, si è continuato su questa strada. Perché io ritorno sempre alla fonte. Dopo lo scudetto vinto durante la festa, dopo il pareggio con l'Udinese, De Laurentiis se ne esce con vogliamo vincere, 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 adesso la Champions. Ecco perché sì. E quindi tu dopo questo tipo di dichiarazioni ti aspetti un mercato diverso da quello che solitamente si fa, e invece ti ritrovi un mercato che praticamente è un po' segue la filosofia societaria da tanti anni. Vendi Kim, tu sostituisci il miglior difensore d'Italia con un giocatore che arriva dal Brasile, Nathan, spendendo più o meno, mi se non sbaglio, 10 milioni. È una mossa che ti aspetti dal Napoli solito, cioè quello di vendere il top e sostituirlo con un giovane di belle prospettive. Non te l'aspetti da un club che, dove il presidente ti dice appunto quelle cose che vi ho detto prima. La cosa più grave qual è? Tu prendi Nathan, no? Che è un giocatore che viene da un altro mondo calcisticamente parlando, brasiliano, quindi deve anche ambientarsi. Lo prendi ad agosto, quando i ritiri sono finiti. E questa, diciamo che è stata una mossa sbagliata, perché ragazzi, cioè, tu puoi anche prenderlo Nathan per sostituire Kim. Posso anche capirlo fino a un certo punto, ma lo devi prendere a maggio, a giugno. Gli fai fare i ritiri, ci lavori sopra perché durante i ritiri capisci quali sono gli errori e dove può crescere un giocatore. Su Nathan ho capito una cosa: non sa marcare. O meglio, c'ha delle marcature troppo larghe, no? Qua c'è l'attaccante, Nathan sta qua. Io ho in mente quel gol, se non sbaglio, di cross in Real Madrid-Napoli. Si vede proprio, c'è cioè, tipo il cross di Bellingham. Ah no, era il cross tipo di Modric e Bellingham che segna. Bellingham sta qua, Nathan sta qua, cioè marcature troppo larghe. Io questa è la cosa principale che ho capito quest'anno da Nathan. Ma se tu l'anno prossimo prendi un allenatore che gli spiega come si marca, vedete che l'anno prossimo non fa più marcature chilometriche, ma gli sta attaccato come la cozza sta attaccata allo scoglio. Io così la penso. Nel mentre si ambienta grazie a Juan Jesus, grazie a Mario Rui, che parlano la stessa lingua. E tu comunque stai facendo un percorso coerente che ha una logica. Invece che succede? Prendi Nathan ad agosto, quando i ritiri sono tutti e due finiti.
non ha senso, è normale che poi succede quel che è successo, o meglio, il tutto, il percorso, diciamo, di ambientamento di Nathan, così come quello di Kajust e di Nistrom, tutti questi percorsi di ambientamento sono stati tutti poi, diciamo, influenzati negativamente da poi, dalla stagione che poi è arrivata. Cioè, in una situazione normale, dove tu magari, so, c'hai il Napoli che lotta per gli obiettivi che si è prefissato, tutto va come era previsto, è un conto. Ma se tu, Napoli, fai una stagione come quella attuale, disastrosa, dove sei undicesimo, vengono esonerati due allenatori, hai il presidente che oggi dice A, domani dice B, l'altro giorno dopo dice C, si mette a litigare con Sky, DAZN, picchia i cameraman, cioè... In una situazione del genere, dove il caos regna sovrano, è normale che i nuovi vengano inghiottiti da quello che succede. Perché, ragazzi, non è che avevamo preso gente con la leadership, col carisma, che dice adesso vengo, mi impongo e state tutti zitti. Penso che nessuno pensava questo quando abbiamo comprato Nathan, Kajust e Nistrom. Quindi i nuovi arrivati comunque hanno bisogno di un contesto dove già tutto funziona, dove le acque sono calme, tutto sereno, tranquillo, e loro crescono con tranquillità, senza troppe pressioni, e invece i vari Nathan, Kajust e Nistrom arrivano in una stagione dove non funziona niente, è tutto sbagliato. I leader che dovrebbero, diciamo, accompagnarti in questo percorso sono i primi che giocano male, che hanno una stagione, diciamo, disastrosa. Sono arrivati in un momento sbagliato, un po' come fu Lozano, vi ricordate? No, quando arrivò Lozano era l'anno dell'ammutinamento, ed è normale che in un anno del genere i nuovi, che dovrebbero, diciamo, fare affidamento ai leader, sono i primi che si trovano in difficoltà. Ma è normale questo. Quando si dice Nathan, Kajust, Lindstrom sono dei bidoni, dei flop, secondo me si esagera. Cioè, ragazzi, Nathan, io adesso farò un paragone, forse forte, però secondo me ci sta. Nathan, secondo me, è un po' come Bremer. Cioè, vi ricordate Bremer quando arrivò al Torino? Non era il Bremer di oggi. È arrivato in una squadra, però, che lottava per il suo obiettivo, che ha avuto una stagione comunque normale, ha trovato un allenatore e uno staff che ci hanno lavorato su, che lo hanno plasmato, e oggi Bremer è uno dei migliori difensori che abbiamo in Serie A. C'è stato un lavoro dietro. Ora non sto dicendo che Nathan diventerà Bremer, però se tu dai a Nathan innanzitutto una situazione generale tranquilla, gli dai un allenatore che, diciamo, va in simbiosi con la filosofia societaria, quindi un allenatore che prende il giovane che tu hai comprato, ci lavora su, lo fa diventare meno grezzo, lo plasma, gli lima i difetti, esalta i punti forti e te lo fa diventare un difensore fortissimo che poi tu puoi rivendere a cifre più alte. Ecco, questo deve essere il percorso. Se tu dai questo a Nathan, io sono convinto che diventerà un difensore di tutto rispetto. Magari non diventerà Kim, non diventerà Koulibaly, non diventerà Thiago Silva, non diventerà Bremer, diventerà Nathan, un altro difensore, ma sicuramente avrà fatto un percorso di crescita che ti porterà poi a venderlo bene, ok? Perché tanto, ragazzi, l'obiettivo del Napoli è quello, è sempre stato quello: prendere il giovane, lavorarci su, creare la plusvalenza e rivenderlo. Di certo, se tu crei i presupposti per fare bene, allora lì poi diventa tutto più facile. E questo, ovviamente, ragazzi, diciamo, questo discorso lo si può traslare anche per Kajust e soprattutto per Lindstrom, che anche Lindstrom, purtroppo quest'anno di Lindstrom, secondo me, abbiamo visto solo una briciola, che è quei 30 minuti contro il Verona dove fa l'assist per Kvara. Cioè, lì abbiamo visto forse l'unica e vera volta Lindstrom. E anche lui, come Nathan, è un giocatore che comunque ha bisogno di un certo contesto e di un lavoro e di un allenatore che vadano a plasmarlo, ok? Lindstrom, ragazzi, l'anno scorso è stato eletto il miglior giovane della Bundesliga, e uno che viene eletto il miglior giovane della Bundesliga non è che arriva e diventa un brocco, un pacco, altrimenti non avrebbe preso quel premio. Cioè, un giocatore che di base è scarso
non prenderebbe quel premio in un campionato comunque che è tra i top 5 in Europa. Quindi questo cosa ci deve far capire? Che Lindstrom ha le potenzialità e ha i mezzi per fare bene. Purtroppo però è arrivato in una squadra dove non ha funzionato niente, e non funzionando le basi, diciamo, le colonne portanti, è normale che poi i piani superiori del palazzo traballano, crollano. Guardate che metafora vi sto... guardate che metafore vi sto facendo. Ma perché non vi iscrivete? Io ci andrei molto piano col dire che gli acquisti fatti quest'anno sono dei flop. Sospendo il giudizio su questi tre giocatori in particolare, anche su Kajust. Io sono sicuro che l'anno prossimo, fate la clip, così mi prenderete per il culo l'anno prossimo. Ma se tu l'anno prossimo, anzi, se tu in questi mesi, società, prendi un DS a cui affidi le chiavi del mercato, che lo fai lavorare in santa pace, tu presidente non ti metti lì a guardare, a sentire le conferenze stampa, a litigare con i cameraman. Se tu prendi il DS, lo fai lavorare in santa pace, se tu prendi un allenatore che lavora, diciamo, in simbiosi con il DS e che va di pari passo con la filosofia societaria, vedrete che i vari Nathan, Kajust e soprattutto Lindstrom, perché per me Lindstrom, ragazzi, diventerà un giocatore importante, questi giocatori, insieme a quelli che arriveranno l'anno prossimo, vedrete che avranno un percorso più, diciamo, più tranquillo e dove possono crescere bene, ok? Quindi io aspetto l'anno prossimo per giudicare questi giocatori. Per quanto riguarda i giocatori andati in prestito, no, abbiamo Caprile, Folorunso e Khedira. E diciamo la frase che, diciamo, abbastanza ironica che si è detta in queste settimane è: quelli forti li abbiamo mandati in prestito. Ora ragazzi, però c'è da dire una cosa, c'era anche Gaetano tra tutto questo. Ecco, Gaetano, no, Gaetano va a Cagliari e fa tipo 4 gol, una roba del genere, 3 o 4 gol. Comunque c'è da dire una cosa importante, ragazzi: Empoli, Frosinone, Verona, Cagliari, 4 squadre che appartengono a una dimensione totalmente diversa dal Napoli. In queste 4 squadre innanzitutto lotti per la retrocessione, il Napoli lotta per lo scudetto della Champions League di base. Hai una piazza che in generale non è così esigente come può essere quella del Napoli. Hai una stampa che non è così tranciante come quella del Napoli. Hai una situazione comunque di pressione, di ambizione, che è totalmente diversa da quella del Napoli. Cioè, questi giocatori stanno facendo bene comunque perché è una dimensione, è un mondo che è inferiore a quello del Napoli, con tutto rispetto per queste squadre. Cioè, Folorunso al Verona sta facendo bene, ok? Ma sta al Verona. Giocare al Napoli è tutta un'altra cosa. La maglia del Napoli è più pesante, è più pressante di quella dell'Empoli, del Verona, del Frosinone o del Cagliari. Gaetano, diciamo, allora, Gaetano secondo me è un caso a parte, perché io ho sempre detto che Gaetano ce l'ha gli spunti del giocatore forte. Tu su Gaetano dovevi puntarci subito dopo l'anno del prestito alla Cremonese, dove aveva fatto vedere cose importanti. Se tu dopo quell'anno dici va bene, ci punto, io ci credo, e lo metti titolare fisso nel Napoli, oggi forse staremo parlando di tutt'altro, di un Gaetano tutto diverso. Invece che hai fatto? Dopo l'anno alla Cremonese te lo tieni in squadra facendogli giocare 5-10 minuti ogni tanto. Ma così un giocatore, cioè, è normale che non ti può dare niente. Gaetano, ragazzi, quelle poche volte che ha giocato, gol all'Inter l'anno scorso, quest'anno con Garcia gol a Lecce, poi ha giocato col Frosinone in Coppa Italia. Comunque ci sono stati dei momenti dove ha dato e dei momenti dove non ha dato. Ma un giocatore in generale lo devi far giocare con continuità, e non 5 minuti a partita, una mezz'oretta, 40 minuti. Lo devi far sentire parte integrante del progetto. E sta cosa Gaetano a Napoli non l'ha mai fatta. Cioè, non hanno mai permesso a Gaetano di essere parte integrante del progetto tecnico del Napoli. Però, per esempio, no, Caprile all'Empoli sta facendo una stagione importante da quando è arrivato Nicola, perché prima non giocava. Caprile, mo, per esempio, ragazzi, stavo leggendo stamattina che praticamente il Napoli vuole tenerlo l'anno prossimo
diciamo, considerarlo parte integrante del progetto. Ora, in contemporanea a questo, si sta leggendo di un Meret che addirittura sarebbe pronto a rinnovare il contratto. Secondo me è una scelta logica. Perché? Perché, ragazzi, tu non puoi prendere Caprile e buttarlo nella mischia subito. Perché ricordiamoci quello che vi ho detto prima: passi dall'Empoli al Napoli, quindi tifoseria più esigente, stampa più tranciante, ambizioni più alte, è un contesto generale più complicato per un calciatore giovane, e tu non puoi prenderlo e metterlo titolare sin dal primo momento. C'è bisogno di un percorso, e questo percorso quale può essere? L'anno prossimo ti tieni Caprile come secondo e Meret come primo, così intanto c'hai un compagno di reparto, cioè Meret, che comunque sta qui da tanto tempo, quindi ti introduce nello spogliatoio, ti introduce nel mondo Napoli, quindi ti può aiutare nell'ambientarti e nell'inserirti in questo nuovo mondo, no? E in contemporanea gli fai fare la chioccia, quindi, che ne so, Meret gioca il campionato, poi, che ne so, va in Conference League l'anno prossimo, magari Caprile si gioca la Conference League e la Coppa Italia. E poi magari tra 2 anni completi questo percorso e Caprile diventa il titolare e ci punti. Questa è una cosa logica, secondo me. Quindi non mi stupisce l'idea di far rinnovare il contratto a Meret, perché, ragazzi, Meret c'ha il contratto in scadenza quest'anno. Quindi se tu vuoi fare questa cosa, devi comunque rinnovare il contratto a Meret. E poi, ragazzi, ricordiamoci, Meret al tempo, quando lui era il nuovo arrivato, aveva comunque in squadra Ospina. Quindi è una cosa, secondo me, diciamo che è logica, ecco, come situazione. E poi abbiamo Folorunso. Folorunso, secondo me, tra tutti quanti è quello che ha fatto vedere cose più interessanti finora. Se non sbaglio, 4 gol col Verona. Ecco, per esempio, Folorunso, io Darion l'anno prossimo me lo terrei in squadra come panchinaro, ecco. È un giocatore interessante che a centrocampo magari in un 4-3-3 ti può essere utile, perché lì diciamo che fa una sorta di mezzala box to box, potrebbe essere magari l'alternativa da Anghissà, ecco, un giocatore del genere. Io ci punterei come panchinaro l'anno prossimo. Che dire, ragazzi, io che dire, cioè, puoi tenerlo come terza punta l'anno prossimo. Anche qui andiamoci piano, però all'inverso, cioè non è che mo questi sono andati in prestito e sono forti rispetto a quelli che sono rimasti. Empoli, Frosinone, Verona e Cagliari sono ambienti e situazioni e contesti molto più inferiori al Napoli. Allora, ragazzi, io sono il Darion del futuro e questa è una clip che sto registrando dopo che ho finito di registrare il video. Mi sono dimenticato di parlare del mercato invernale. Ora lo dico brevemente. Il mercato invernale, ragazzi, è stato un mercato peggiorativo. Su questo penso che non abbiamo nessun dubbio, perché vendi Elmas e prendi Traoré. Traoré nell'immediato sapevamo che non ti poteva dare tantissimo perché veniva da tanti mesi di inattività. Io però, diciamo, ragionando in ottica, diciamo, futura, secondo me Traoré può darti tanto l'anno prossimo, quando avrà raggiunto la condizione top. Magari 25 milioni forse sono troppi, però secondo me se tratti col Barremouth, non so, 15, 18 più bonus, magari potresti strapparli. Io però son convinto che Traoré ti possa dare tanto. È un giocatore, io al Sassuolo me lo ricordo, era tanta roba. Ci punterei onestamente su Traoré. Poi abbiamo Ngonge, ragazzi, anche qui, secondo me è un giocatore che ti può dare cose importanti. Finora diciamo che il suo apice l'ho avuto con Mazzarri, ha fatto quel gol col Verona, poi c'è stato l'infortunio, quindi con Calzona finora non ha avuto possibilità di lavorare perché comunque era infortunato. Però secondo me Ngong è un altro giocatore che può dare tanto alla causa Napoli. Poi Dendon Kerr. Io l'ho visto giusto una volta nel report allenamento in foto, poi basta, e non credo proprio, cioè, stamattina Nicolo Schira su Twitter: il Napoli non riscatterà Dendon Kerr. Dimmi di più. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Quindi, vabbè, ecco, per esempio, che le piata fa Dendon Kerr? Non ti è servito in Champions e in campionato. Vabbè. Poi che altro abbiamo preso a gennaio? Già mi sono dimenticato. Beh,
Ah, Popovic, Popovic mandarlo in prestito al Monza è una cosa che secondo me sta dando i suoi frutti. E voi direte, ma ha fatto 0 minuti in campionato. Ok, però ragazzi, torniamo al discorso che vi ho fatto poi nel video. Popovic viene dall'under 18 del campionato serbo. Ok, non ha mai giocato in prima squadra col Partizan Belgrado. Giocava nelle giovanili del Partizan, nel campionato giovanile. Tu lo prendi e lo porti in Italia. Cioè, il prestito al Monza non è un prestito che deve dare i suoi frutti sul campo, almeno per ora. È un prestito che deve dare i suoi frutti fuori dal campo, perché viene da un mondo diverso e comunque ha 18 anni, cioè è un ragazzino che, cioè ragazzino no, però è un ragazzo che arriva dalla Serbia, da un mondo totalmente diverso, sia dal punto di vista, diciamo, civile, sia dal punto di vista calcistico. È un prestito più che altro per farlo inserire nel mondo Italia, inteso proprio come mondo, sia dal punto di vista calcistico che non. È tutto un altro tipo di prestito quello lì. Poi magari nelle ultime partite farà qualche minuto, però, esempio, Popovic non sa l'italiano e comunque a Monza c'è Djuric che lo sta aiutando e che lo sta facendo, diciamo che lo sta inserendo in questo mondo. Quindi il prestito di Popovic è tutto un altro tipo di prestito con tutte altre finalità. E per esempio, io l'anno prossimo, secondo me, Napoli lo manderà di nuovo in prestito, però stavolta per giocare, dopo che avrei fatto questo ambientamento in Italia a Monza. Ecco, quindi lì è un'altra situazione. Poi Mazzocchi, ma Mazzocchi con Mazzarri stava giocando, però abbiamo scoperto che Mazzocchi non è il vice di Lorenzo. È un altro giocatore che si è andato ad aggiungere all'opzione sulla sinistra, ma al posto di Lorenzo non ci gioca mai. E io speravo che fosse quel tipo di giocatore. Questo è stato il mercato invernale. Quindi, ragazzi, il mercato invernale, cioè, serviva il vice di Lorenzo e non l'hai preso. Serviva un sostituto di Elmas, che poteva essere il sostituto di Zielinski. E hai preso Traoré, che però nell'immediato, dove tu dovevi prendere la Champions League, non ti sta dando niente, e lo sapevi che non ti avrebbe dato niente. Dendon Kerr, vice Lobotka, non preso, e ti sei tolto tra l'altro Demme, che è fuori rosa. Hai preso Ngong, è il colpo migliore che abbiamo fatto quest'anno a gennaio, e poi basta. Questo è stato il mercato invernale. Quindi vi lascio adesso al Darion del passato. Quindi, per concludere, ragazzi, Lindstrom, Nathan Kaius sono pipponi? Per me no. Hanno bisogno però sicuramente di un ambiente generale che funzioni e di un allenatore che li sappia, diciamo, valorizzare, che sappia limare i loro punti di debolezza. Per esempio, Nathan, la marcatura, abbiamo detto prima. Lindstrom non sa fare la fase difensiva. Un'altra cosa che ho visto, per esempio, abbiamo visto nel video delle pagelle contro l'Inter, ogni tanto ha la testa bassa e non guarda i compagni attorno a sé. Caius, per esempio, aveva il problema dell'irruenza. Vi ricordate la prima partita col Frosinone? Entra, rigore, giallo. Per esempio, Caius sull'irruenza si è un po' calmato e magari lì c'è stato un lavoro. In generale, questi giocatori vanno rivalutati secondo me l'anno prossimo. E poi quelli in prestito, ragazzi, piano, calma a dire che erano quelli buoni, perché sono andati a giocare in un ambiente che sotto tutti i punti di vista è inferiore a Napoli. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando. Siete tanti che guardate i video però non vi iscrivete. Fatelo perché è totalmente gratis. Attivate poi la campanella. Detto questo, io vi do appuntamento a domani perché domani voglio fare un video, ecco, che si collega a quello che vi ho detto oggi. Spero che questi video, diciamo, vi stiano piacendo e che non sia troppo, diciamo, invadente caricando video ogni giorno. È diventata anche un'abitudine per me. Cioè, io se mi sveglio la mattina e non faccio il video giornaliero, mi sento come se non avessi fatto il mio lavoro. Ecco, quindi spero che non sia troppo invadente con tutti questi video che sto caricando. Detto questo, forza Napoli sempre e noi ci vediamo a domani.